Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Questo saluto nell'ultima domenica del tempo liturgico risuona in maniera particolarmente bella ed efficace, il saluto di risorto alla sua Chiesa radunata, che in mezzo alle tempeste di questo mondo cammina verso la pienezza e il compimento della salvezza, che non è solo per chi appartiene alla Chiesa, ma è per tutta quanta l'umanità. Dio ha in progetto di fare dell'umanità un'unica famiglia e vuole portare tutti gli uomini alla comunione con sé e tra di loro. E in questo progetto c'è un cuore, un centro, un baricentro, e è Gesù. Dio ha pensato di fare di Cristo il cuore del mondo, dell'universo, della storia, la chiave di lettura del suo mistero e del mistero dell'uomo. Ecco, oggi celebriamo una solennità molto bella, la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. Adesso lasciamo perdere le etichette, oggi la regalità, i re, è una cosa un po' passata, no? Prendiamo la sostanza. Che significa questo? Significa la centralità di Gesù Cristo nella vita e nella storia del mondo. E diciamo che uno è vero re se ha un trono nel cuore degli uomini. E che significa che Gesù Cristo re? Significa che Gesù Cristo deve essere il baricentro della nostra vita, il criterio ideale e morale del nostro cammino verso la perfezione e la salvezza, la chiave di lettura del mistero di Dio e dell'uomo. È una bellissima solennità perché è sintetica, riassume un po' tutto l'anno liturgico. Domenica prossima già è il nuovo anno liturgico, la prima domenica d'Avvento. E è come, permettetemi questo esempio, quando uno va in montagna, arriva alla meta, poi si gira indietro a guardare il cammino che ha percorso, assaporandone un po' tutte quante le tappe, ripensando anche alle difficoltà, ai momenti belli. Ecco, la solennità di oggi è proprio così, è straordinaria questa solennità. Gesù Cristo, nostro Signore, Re dell'universo e della storia. E ripeto quello, potrei anche finire qua, non fare l'omelia oggi, l'importante sarebbe capire questo. Uno, il vero re è colui che ha un trono nel cuore degli uomini. Perché il regno di Dio non è da interpretare in senso politico, in senso geografico. Quando si dice il regno di Dio significa che Dio regna nel cuore di ognuno di noi, c'è un baricentro nella vita nostra e questo baricentro è Gesù Cristo. Poi oggi qui a Piglio è festa perché abbiamo il nuovo parroco, c'è un passaggio di consegne tra Don Gianni e Don Raffaele. Io voglio davanti a tutti ringraziare Don Gianni per il lavoro di quest'anno, di questi anni, no? Di questi 10 anni, no? Pure un po' abbondanti, 11, quindi... perché dal 9, sì, giusto, e quindi ogni 9 anni, diciamo, almeno come regola dovrebbe cambiare il parroco, no? Perché la diocesi del Papa è così, può succedere di tutto, ogni 9 anni i parroci cambiano, no? Ecco, Don Gianni è stato 11 anni e così lo devo ringraziare per il lavoro fatto, siamo visti tante volte, anche con voi ne abbiamo parlato. Però ecco qua Don Raffaele, un prete un po' più giovane, anzi di parecchio più giovane di Don Gianni, è un bravo prete, però sono sicuro che voi diventerete più bravi con la guida sua e lui diventerà più bravo anche con la compagnia vostra, quindi perché questa è la cosa bella della Chiesa, no? Nella parrocchia ci stanno delle realtà ferme, fisse, stabili, e una di queste realtà siete voi. Cioè voi non cambiate mai, noi sacerdoti possiamo cambiare, i vescovi cambiano, i papi cambiano, però voi non cambiate mai, state sempre qui e soprattutto sta qui il Signore, perché è Lui che vi guida coi volti tanto diversi di persone. Poi è una cosa bella, no? Perché magari stando un parroco da una parte, uno guida una comunità secondo i suoi gusti, secondo il suo carattere, secondo il suo temperamento, poi ne viene un altro che magari ha gusti un po' diversi, un temperamento diverso, e magari qualche cosa che non era stato approfondito prima viene approfondito dopo, qualche cosa che magari ha preso rilievo prima verrà trascurato un po' dopo. Ecco, quindi è la cosa bella questa qua, perché in fondo è Dio e Gesù Cristo che guidano le nostre comunità. Allora, leggiamo prima il decreto
di nomina di Don Raffaele, che ringrazio per la disponibilità. Anzi, vi devo dire, io ho cambiato tanti parroci in queste domeniche. Guardate, noi abbiamo dei sacerdoti straordinari. Io ho avuto una disponibilità da parte dei sacerdoti incredibile. Praticamente si può dire che non ho fatto fatica a convincere i sacerdoti a cambiare il loro ruolo, no? E di questo li voglio ringraziare. In seguito al trasferimento di Don Giovanni Battista Macali ad altro ufficio, sono rimaste vacanti le parrocchie di Santa Maria Assunta e di San Giovanni Battista in Piglio. Volendo provvedere alla cura pastorale delle medesime comunità, sentiti i pareri del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Episcopale, a norma del canone 523 del Codice di Diritto Canonico, con il presente decreto nomino te, dilettissimo sacerdote Raffaele Tarice, parroco delle parrocchie di Santa Maria Assunta e di San Giovanni Battista in Piglio. Dispongo che a norma del canone 527 del CIC, la presa di possesso avvenga il 22 novembre prossimo venturo nella parrocchia di Santa Maria Assunta, mentre a norma del canone 527-2 del CIC ti esento dall'immissione in possesso nell'altra parrocchia. La presente dispensa notificata alla comunità sostituisce la presa di possesso. Ringraziandoti della disponibilità ad assumere questo nuovo incarico al servizio del popolo di Dio, ti affido alla protezione della Vergine Maria e dei nostri santi patroni. Il Vescovo Lorenzo Loppa. Allora, auguri. Ecco, prima dell'atto penitenziale c'è la benedizione del nuovo parroco. Preghiamo. Sì, benedetto Dio, nostro Padre, pastore dei pastori, per i grandi doni del tuo amore. In Cristo tuo Figlio presente e operante nella Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo per formare un'unica famiglia, riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco a cui affidi un'eletta porzione del tuo gregge. Fa che la comunità parrocchiale di Piglio, che si riferisce a due chiese ma è una comunità unica, cresca e si edifichi in tempio santo del tuo spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te, in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Domandiamo umilmente perdono per tutti quanti i nostri peccati. Che bella questa solennità, anche bella questa celebrazione. Vi voglio ringraziare perché non tutte le assemblee in diocesi si pregano come voi e cantano come voi, quindi si vede che ci sta una bella educazione sotto tanto lavoro, no? Ecco, io ho per voi progetti di pace e non di sventura, per darvi un futuro pieno di speranza. Queste parole le dice Geremia agli esiliati in Babilonia da parte di Dio. Io ho per voi progetti di pace e non di sventura. Poi uno pensa a quello che sente alla televisione, il Covid, la pandemia. E allora c'è la prima lettura di oggi. Io radunerò le mie pecore, soprattutto nei giorni nuvolosi e di caligine. E c'è il salmo del pastore. Se anche vado per valle tenebrosa, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Ecco, noi possiamo essere squassati da tutte le tempeste del mondo, però come cristiani dobbiamo attraversare il buio, prima di tutto con una fiaccola in mano, quella della parola di Dio, col dono dello Spirito e con la fiducia che l'amore che attraversa la nostra esistenza non verrà mai meno. Quando è stata istituita questa festa, non era un momento bello per l'umanità?
Sapete chi ha istituito questa festa? Pio XI, nel 1925, quasi 100 anni fa. Gli anni venti erano anni terribili perché tanti poteri umani si stavano costituendo come poteri totalitari, cioè come dittature di tutte le razze in Europa e fuori dell'Europa. Allora il Papa, nel dicembre del 1925, volle dare un segnale a tutti quanti, presentando un altro potere, che è l'antipotere, è quello del servizio, un altro regno e un altro re. Ecco com'è nata la festa di oggi. Quindi è una festa che è nata in un momento brutto come quello che stiamo attraversando. Però è importante saperlo, perché Dio è il vero pastore che guida il suo popolo e nessuno può rapirle dalle mani del Padre. È Gesù. Era la festa della dedicazione, e quindi è una festa, la dedicazione del Tempio, è una festa che veniva d'inverno, quindi probabilmente stava nel portico del Tempio pure per ripararsi dal freddo, come la giornata di oggi, no? E i suoi avversari lo stringono e gli dicono: ma insomma, ci vuoi dire se sei o no il Messia? E Gesù dice: ma tanto io, pure se ve lo dico, voi non mi ascoltate, perché non siete, non fate parte delle mie pecore. E Gesù dice queste parole: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco e esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e nessuno potrà rapirle mai dalle mani del Padre mio. Il Padre mio, che è più grande di tutti, è Lui che me l'ha date. Io devo condurle a verdi pascoli e nessuno può rapirle mai dalle mani del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Ecco, questa è la nostra fede e questa è la fiducia con cui dobbiamo attraversare, ripeto, anche i momenti più brutti della vita. Come facciamo? Qua vedo delle ragazze, no? Vedo delle persone giovani. Mo vi dico io come ho cercato di capire nella vita la festa di oggi. Che significa la preghiera del Padre nostro? Diciamo: venga il tuo regno, tutti i giorni, più volte a giorno. È la preghiera della speranza, no? Ma chi è che spera? Non una persona sola. Noi speriamo come popolo. Ma per chi speriamo? Non solo per noi, ma per tutti gli uomini. Venga il tuo regno. In che senso Gesù deve essere re della vita nostra? E allora io vi posso dire come ho cercato di capirlo nella vita, con due esempi, con due esempi. Poi l'omelia potrebbe pure finire qui. Il primo esempio è questo. Parecchi di voi che poi si sono sposati, che attualmente sono fidanzati, a parte che nella vita dobbiamo essere tutti innamorati, pure chi non sposa e chi non si fidanza, se no non si combina niente nella vita. Però andiamo all'esperienza del fidanzamento e del matrimonio. Quando una persona si innamora follemente di un'altra persona, che succede? Chi comanda nella vita di quella persona? Chi comanda nella vita di quella persona? La persona di cui è innamorata. E fa tutto in funzione di quella persona. Vi faccio un altro esempio. Quando in una famiglia nasce un bambino, viene un nuovo essere umano, un bambino o una bambina, che succede a quella famiglia? Che tutti quanti aggiustano i ritmi all'ultimo venuto o all'ultima venuta, o no? Quindi se uno dice: ma chi comanda dentro a sta famiglia? Mica comandano i grandi, comanda l'ultima persona arrivata. Ecco come bisogna capire che Gesù è re. Bisogna essere innamorati di Lui. Lui si presenta a noi come uno che ci chiede di adottare la sua logica di dedizione e di amore. Vi ricordate quando stava davanti a Pilato? Pilato gli dice: ma allora tu sei re? E Gesù dice: senti un attimo, ma lo dici da te oppure qualcun altro te l'ha detto sul mio conto? Poi alla fine dice: sì, io sono re, ma il mio regno non è di qua giù. Che re è Gesù? È uno che non spezza la vita degli altri, spezza la sua.
non sacrifica la vita degli altri, sacrifica la sua. Non versa il sangue degli altri, ma mette il suo sangue a disposizione degli altri e della loro salvezza. Che belle queste letture, no? La prima lettura di oggi, il libro del profeta Ezechiele, praticamente risente un po' dell'esperienza dell'esilio, no? Gerusalemme era stata distrutta, Israele era stato portato in esilio in Babilonia. E a che cosa si attribuiva questo sfacelo? A che cosa si attribuiva questo disastro? Al fatto che i pastori, sia a livello civile che a livello religioso, non avevano saputo guidare bene questo popolo. Avevano pensato più al loro interesse che agli interessi della gente. E allora avete sentito la prima lettura? Dio dice: io mi metterò a capo del mio popolo e io ritornerò a guidare personalmente il mio popolo e radunerò tutti quanti, specialmente nei giorni nuvolosi e di caligine. E questa promessa come si è verificata con Gesù? La seconda lettura ci dice qual è stato il momento più importante della storia, quando è stata ribaltata la storia. Quando è stata ribaltata la storia? Il giorno della risurrezione, dal momento che il crocifisso è stato risuscitato dal Padre. E lì veramente Gesù è il primo di un'umanità rinata dalla morte e dal peccato, capito? Ecco, lì Gesù è diventato guida dell'umanità. Allora lui ci sta dicendo: senti, io cerco gente innamorata, se tu ti innamori di me non perderai nulla di quello che fa bello la che fa bella la tua vita, non perderai nulla delle tue amicizie, dei tuoi amori, delle tue idee, delle tue affezioni, dei tuoi desideri, delle tue speranze, no? Però attento, dice Gesù, questo lo devi fare subito. Se tu mi accetti come centro della tua vita, se tu ti innamori di me e accetti la mia logica di dedizione e d'amore, allora vedi che cambia tutto, no? E allora c'è questo Vangelo che ci dice in che senso allora Gesù deve diventare re. Nel senso che noi dobbiamo imparare a guardare la vita come la guarda lui, a guardare gli altri come li guarda lui. Che bello, no? Il Signore è uno che stende la mano. Ero affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, in carcere, e mi hai aiutato. Ecco qui come si risolvono i problemi della vita nostra. O Signore, ma quando ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, in carcere, tutte le volte avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Allora pure quando non me ne sono accorto che passavi tu, certo, perché quello che vi devi guidare non è la fede, ma è la carità. Pure quando non ci capite niente a livello di fede, cercate di volere bene alle persone e state sicuri che volete bene a me, che io divento veramente il centro della vita vostra. Qualche volta guardiamo questo Vangelo con un po' di paura, no? Le ultime domeniche dell'anno liturgico ci stanno dicendo: guardate che il destino vostro non si decide tra le nuvole, ma si decide adesso. Non si decide domani, si decide oggi. Non si decide quando ci avete gli occhi chiusi, ma si decide adesso. Anzi, cercate di averceli bene aperti gli occhi, no? Ecco, voi dovete scegliere adesso da che parte stare, capito? E Gesù dice: tutte le volte che l'avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Quindi è adesso che noi scegliamo il senso della vita nostra, no? È adesso che noi dobbiamo adottare gli occhiali di Gesù per guardare l'esistenza. Ecco la festa di Cristo Re, che non c'è niente di trionfalistico, niente di, diciamo così, di politico, no? Cioè il regno di Dio non è una questione di geografia o di potere politico, è una questione del fatto che Dio, ecco, sta al centro del nostro cuore e è colui che ci vuole bene. Poi dobbiamo essere sicuri di una cosa, che come dice qualcuno, la bilancia di Dio è taroccata. In che senso è taroccata? È taroccata in senso buono, non pesa il male. Dio nel cuore suo non conserva i peccati nostri,
conserva il bene. E allora cerchiamo di dargli parecchie cose da conservare, fin da questo momento. Allora capiamo perché una parrocchia è guidata da un sacerdote, perché i parrocchiani devono essere un cuore solo e un'anima sola, e perché una comunità cristiana deve essere una comunità in cui si respira la speranza, in cui soprattutto chi sta in difficoltà, ecco, non sia costretto a scuotere la testa perché non trova delle risposte ai suoi interrogativi, ma si senta a casa. Nelle parrocchie nostre, come abbiamo detto al convegno, bisogna mettere un cartello in cui ci sta scritto: qui si viene per conoscere e amare Gesù, qui si viene per sentirsi a casa, qui si viene per fare di questo posto la casa di tutti. Credo in un solo Dio. Per la Santa Chiesa, chiamata ad annunciare in ogni tempo il regno di Dio che viene, perché non ceda ai poteri e alle seduzioni del mondo, ma resti sempre fedele al suo Re e Signore, preghiamo. Per il nostro Vescovo Lorenzo, perché nelle decisioni e nelle scelte da compiere per il cammino della nostra Chiesa locale sia sempre illuminato e sostenuto dalla luce e dalla forza dello Spirito Santo, preghiamo. Per i governanti delle nazioni, perché alla seguella di Cristo cerchino sempre il bene comune e la pace, senza sottomettersi alle logiche del profitto e del potere, preghiamo. Per Don Gianni, che ha guidato la nostra comunità parrocchiale in questi ultimi 11 anni, e per Don Raffaele, che accogliamo oggi come nuovo parroco, perché attraverso la loro disponibilità e generosità alla chiamata ricevuta si configurino sempre più alla figura del buon pastore, tutto dedito alla vita del suo gregge, preghiamo. Per la nostra comunità parrocchiale, perché accolga questo cambiamento come un dono di Dio, a cui corrispondere con docilità e impegno nella seguela della sua parola, preghiamo. Dobbiamo procedere a un piccolo adempimento a livello giuridico, firmare un verbalino, ecco, di quello che è successo in questa messa di inizio ufficiale del Ministero di Don Raffaele qui a Piglio. Sono due copie, prima firmano due testimoni, ecco, sull'altare c'è scritto testimoni, poi firma il nuovo parroco, poi il vescovo. Ecco, se mi permettete di prendere un attimo la parola, volevo innanzitutto ringraziare il Vescovo per la fiducia che naturalmente sempre ci dà, mi dà in maniera, in questo caso. Ho accettato volentieri di venire qui al Piglio
dopo che il Vescovo mi ha assicurato che secondo lui era una buona idea, e quindi insomma in questo lo ringrazio. Certamente vi ringrazio anche tutti voi per la fiducia soprattutto, noi ancora non ci conosciamo e certamente in questo primo periodo faremo uno sforzo, penso tutti quanti, io per primo, no? A conoscere la realtà, a conoscere le parrocchie, a conoscere la comunità. E certamente anche voi, no, farete questo sforzo di conoscerci reciprocamente, scusate un po' l'emozione. Certamente non arrivo qui al Piglio con un progetto già fatto, non arrivo con delle idee già chiare, questo mi pare importante. Se ci sarà bisogno di un progetto lo faremo insieme, se ci sarà bisogno di scegliere una strada particolare la sceglieremo insieme. Questo penso che sia importante, però ecco, vi garantisco che almeno per me personalmente due cose sono fondamentali. La prima è la comunione, sotto tutti i punti di vista, soprattutto quella ecclesiale, quella comunitaria. E poi la seconda è la parola di Dio, quindi l'importanza della parola è il centro della parola nella nostra comunità. Allora ecco, davvero impegniamoci, vi ringrazio allora di nuovo, ringrazio il Vescovo, ringrazio Don Gianni e certamente insomma, speriamo che tutte le buone intenzioni che esprimiamo oggi di riuscirle, no, a metterle in pratica. Grazie. Ecco, mi unisco alle parole di Don Raffaele e ringrazio anch'io che abbiamo fatto questo cammino insieme di questi 11 anni e sempre, come ha detto il Vescovo durante l'omelia, innamorati di Cristo. Ecco, incomincerò un altro cammino di nuovo e per questo il cammino che abbiamo fatto insieme in questi 11 anni ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino e che hanno dato una mano alla parrocchia. Quindi ricordo sempre quello che ho detto 11 anni fa, nel ricordino della mia ordinazione dell'81, devo essere sempre a disposizione per crescere e far crescere la Chiesa di Dio. Don Raffaele viene da alcune esperienze, vi dico solo le ultime, prima di andare a Fiuggi, dove ha avuto, diciamo, ha preso un impegno di obbedienza molto serio, perché a Vico lui stava molto bene, lavorava bene, la gente gli voleva bene, però per forza di cose abbiamo dovuto cambiare e è stato a Fiuggi, però prima di Fiuggi stava a Vico e prima di Vico ad Alatri, quindi insomma non è un pivellino delle parrocchie, no? Comunque è bello quello che ha detto, se ci sta da fare un progetto bisogna farlo tutti quanti insieme, no? Don Gianni, vabbè, tanto lo sapete, lui va a Carpineto e quindi ritorna a Carpineto, però in maniera un po' diversa, perché prima era un parroco un po', c'era Don Goffredo, no? Quindi non è che ti potevi muovere, diciamo, abbastanza autonomamente, però adesso invece diventa parroco, c'ha a disposizione tre missionari lì e speriamo che possano lavorare insieme per il bene di questa comunità che vedo un po' separata dalla diocesi, no? È separata geograficamente, sta in provincia di Roma, Carpineto, è separata, sta in mezzo ai Lepini, però non dovrebbe essere separata perché Carpineto è stata sempre una cellula viva nella diocesi nostra, no? Speriamo bene. Per il resto a voi auguro buona domenica, buon pranzo che non guasta. Io credevo oggi di aver finito di presentare i nuovi parroci, sono 2 mesi che vado in giro a presentare i nuovi parroci, però noi abbiamo sta appendice di Carpineto, di Acuto e anche un po' di Scurgola, dove Don Agostino è del 37, quindi ha 83 anni, ha dato le dimissioni e le ho accettate. Va bene, allora buon cammino, Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Glorificate il Signore soprattutto con la vostra vita e andate in pace.